Caterina Balido, il ballo, tenerissimo, con il marito. E annuncia la pausa dai social. Dopo gli attacchi sui social che l'hanno colpita in questi giorni, Caterina Balido si gode la tranquillità al fianco del marito e pubblica un video in cui ballano un romantico lento. Dopo essere stata vittima di duri attacchi da parte degli haters, ora Caterina Balido decide di prendersi una pausa dai social. E lo annuncia pubblicando un tenereo post su Instagram, in cui danza stretta tra le braccia del marito. Finalmente a casa. Ci vedremo tra un po' di giorni sui social, così la conduttrice di Vieni da me dichiara di volersi allontanare dalla bufera mediatica che la sta travolgendo in questi giorni. Prima le accuse di omofobia per un commento fatto su Ricky Martin, che le avrebbero impedito di partecipare come madrina al Gay Pride di Milano. E poi le dure critiche degli haters, che hanno attaccato la Balido per via dell'aspetto dei suoi piedi. In un recente post su Instagram, il volto di Rai 1 si è mostrata sorridente, con indosso un lungo abito a righe ed un paio di sandali. Ma subito sono arrivate le critiche dei followers. Scusatemi, con tutto il rispetto. Ma quei piedi sembrano quelli di un uomo, tanto son piatti e lunghi, ma scherzate quando li complimentate così tanto? Non deve essere un periodo facile per Caterina, vittima di body shaming da oramai qualche tempo. Che ha così deciso di prendersi una pausa dai social e godersi un po' di tranquillità in compagnia del marito Guido Maria Brera. Sposati da circa 5 anni, i due vivono felicemente a Roma e sono genitori di due splendidi figli, Guido Alberto e la piccola Cora, nata appena 2 anni fa. Una famiglia che senza dubbio rappresenta l'isola felice per la conduttrice. E lo dimostra chiaramente il post pubblicato, nonostante lei abbia sempre un particolare riserbo per la sua vita privata. Dove si mostra in un video per la prima insieme al marito, con cui balla un romantico lento, sullo sfondo delle montagne che circondano la loro casa in Alto Adige. Dopo il caos mediatico delle ultime settimane, non c'è affatto da stupirsi che abbia avuto bisogno di staccare la spina e godersi esclusivamente la vicinanza degli affetti più cari. In fondo, quale luogo migliore della casa può regalare a Caterina Balido tutta la serenità di cui ha bisogno in questo momento?